Con 6 titoli mondiali, di cui 4 nel motomondiale e 2 nella Superbike, Max Biaggi è uno dei piloti italiani più forti di tutti i tempi. A lungo interessato al calcio, tra l'altro suo papà si diletta ad allenare, il tifoso romanista Max Biaggi approda al motociclismo quasi per caso, quando un amico, dopo moltissime insistenze, lo convince a seguirlo al circuito di Vallelunga per un pomeriggio in pista. E come si suol dire, scatta il colpo di fulmine fra Max e la moto. E da quel momento inizia l'ascesa inesorabile verso la leggenda del motociclismo. Nato a Roma il 26 giugno del 1971, un giovanissimo Massimiliano Biaggi, allo scopo di mettere assieme qualche soldo per mantenere la sua nuova passione, inizia prima a lavorare come semplice Pony Express, poi decide di fare le cose sul serio, cominciando a gareggiare. Nel 1989, a 18 anni, decisamente in ritardo rispetto agli altri piloti, debutta nella categoria 125 in Sport Production e solo un anno dopo ne è già campione italiano. Il suo imporsi sui rivali lo mette a risalto come una delle più brillanti promesse del motociclismo e in breve cancella ogni dubbio su quale strada intraprendere nella sua vita. Il padre, Pietro, titolare di un negozio di tute da lavoro, lo segue come un'ombra e non teme neanche di sporcarsi le mani e di improvvisarsi meccanico pur di stargli vicino. Un grosso appoggio quello di Pietro per Max, soprattutto dopo che i suoi genitori si sono separati quando lui era molto piccolo. Subito apprezzato per il suo stile di guida efficace e pulito, che poi rivedremo anche in altri piloti come Lorenzo e Pedrosa che in parte lo emulano, rivela tutto il suo talento cristallino fin dalle prime gare e quindi il suo debutto nella categoria della 250 non tarda ad arrivare. Siamo nel 1991, Max esordisce e da subito diventa sempre più protagonista nella classe che di lì a breve lo vede dominatore assoluto. Tuttavia sono anni travagliati che lo portano a spostarsi da una scuderia all'altra. Dopo aver conseguito infatti i suoi primi successi in Aprilia, passa alla Honda, dove al pari della scuderia italiana riesce ad imporsi. Questi sono anche anni di grandi rivalità in 250, dove il talento davvero non manca. L'anno chiave per lui è il 1994, quello in cui decide di tornare in Aprilia e instaura un dominio in questa categoria che lo vede conquistare per 3 anni consecutivi il titolo ereditato con la casa italiana. I suoi avversari principali sono Tadayuki Okada e Tetsuya Arada, portacolori rispettivamente di Honda e Yamaha. Nel 96 la lotta si fa ancora più serrata e quell'anno il grande avversario risulta essere il tedesco Ralf Waldmann sulla Honda. La sfida si risolve solo all'ultima gara, quella di Eastern Creek in Australia, con la zampata del corsaro italiano. Un soprannome questo che Max si è guadagnato grazie alla sua tuta nera e al carattere difficile e duro che lo ha portato spesso al faccia a faccia sia con i rivali che con gli uomini del suo stesso team, cosa che a volte gli si è ritorta contro. Avere a che fare con lui spesso si rivela complicato e i team manager fanno fatica ad arginarlo. Max si sente un cannibale e vuole vincere sempre e quindi pretende il massimo da tutti sia in termini di lavoro che di risorse. Tornato alla Honda la stagione successiva nel team guidato da Herb Kanemoto, la serie vincente prosegue nonostante il cambio di scuderia, soprattutto grazie alle capacità di Biaggi di amministrare quel mondiale. Ancora una volta il titolo arriva sul filo di lana grazie al secondo posto nell'ultima gara a Phillip Island che gli consente di portarsi a casa la quarta corona con uno scarto di 4 punti soltanto, sempre sul povero Waldmann, condannato al secondo posto. Dopo 15 gare tirate al cardiopalma, e questo anche grazie al terzo incomodo, quel Loris Capirossi, che spesso ruba punti tanto all'uno quanto all'altro. Dopo i 4 titoli consecutivi in 250, Max Biaggi sente che il momento è arrivato e ora vuole la corona regina, ben salda sulla testa di Mick Doohan, e quindi nel 98 passa alla 500. Ancora sotto la guida di Herb Kanemoto, pronti via, e Biaggi debutta vincendo la gara di apertura della stagione, il Gran Premio del Giappone a Suzuka, un'impresa riuscita soltanto ad un altro pilota prima di lui, il grande Jarno Saarinen. Conquista poi una seconda vittoria a Brno, chiudendo da grande protagonista il suo anno di esordio in seconda posizione assoluta alle spalle dell'espertissimo, imbattibile australiano.
L'anno successivo passa alla Yamaha, una squadra che per inciso non è affatto da considerarsi una superpotenza come quella di oggi, anzi, ma finisce quarto quell'anno, poi terzo l'anno dopo e secondo nel 2001. L'ultimo anno dell'era due tempi, un'ascesa progressiva che però è in rotta di collisione con l'era di quello che molto probabilmente possiamo considerare il più grande pilota di tutti i tempi, ovvero Valentino Rossi. La categoria viene denominata MotoGP e con la nuova quattro tempi Yamaha è il protagonista di una stagione in continua crescita, culminata con le vittorie a Brno, una delle sue piste favorite, e poi a Sepang. Alla fine dell'anno, ancora una volta, è secondo. E qui forse arriva il momento che segna in negativo la carriera del corsaro, spinto da profonde frustrazioni, anche legittime, sul fatto che la sua Yamaha non può competere con la Honda di Valentino, innesca una sliding doors senza precedenti. Valentino, da par suo, anche lui discute con la sua scuderia per altri motivi e i due acerrimi rivali finiscono di fatto per scambiarsi le moto, ma il progetto Yamaha, con a bordo il talento di Tavuglia, viene rafforzato da ingenti capitali che l'azienda ha deciso di investire per rilanciarsi dopo molti anni senza titoli. Ed è guerra aperta, da una parte Honda contro Yamaha, dall'altra Biaggi e Gibernau contro Valentino. Tornato dunque alla Honda con il team privato di Sito Pons, finisce terzo al mondiale, dopo Rossi e Gibernau, vincendo anche due gare. Non soddisfatto, chiede maggiori capitali alla Honda, vuole una moto clienti che abbia le stesse potenzialità della moto ufficiale e la Honda, alla fine, cede e decide di affidargli direttamente un HRC ufficiale. Le pressioni su di lui però sono enormi. La casa giapponese ora pretende da Biaggi il titolo mondiale, ma Max soffre di molte incomprensioni per tutto il periodo alla Repsol e l'ambiente lo fa sentire a disagio. Il titolo non vuole proprio arrivare e le vittorie del suo grande rivale lo portano ad abbandonare la MotoGP. La voglia di tornare alle corse però lo porta nel 2007 ad esordire in Superbike con la Suzuki. Ancora una volta, libero da pressioni e di testa, stupisce tutti all'esordio sulla pista del Qatar. Vince in gara 1 e fa secondo in gara 2. La stagione è caratterizzata dalla lotta per il mondiale che vedrà Max mancare il titolo soltanto per 8 punti. Poi arriva il progetto Aprilia e Max torna nella casa di Noale che approda al mondiale Superbike. Aprilia non ha mai vinto il titolo in Superbike e con la nuova RS V4, cavalcata dal suo ambasciatore per antonomasia, tenta l'assalto all'iride per le quattro tempi di grande cilindrata. Ed è subito trionfo. Max porta la V4 italiana alla vittoria nella stagione d'esordio e domina sia nel 2010 che nel 2012, conquistando il doppio all'oro mondiale, piloti e costruttori. Si ritira dunque da campione del mondo delle Superbike, con all'attivo 6 titoli mondiali in carriera, tuttavia il richiamo della pista ancora una volta lo riporta in gara nel 2015. L'Aprilia ha bisogno di un pilota nella tappa malese e convoca il corsaro. A sorpresa, nonostante gareggiasse da wild card, solo per portare una moto che non è sua e che non conosce in fondo alla gara, finisce per conquistare uno straordinario podio, ribadendo a 44 anni e quasi 3 anni dall'ultima sua gara il suo immenso talento di campione. Poi, il 9 giugno del 2017, ancora desideroso di divertirsi con le moto, è alle prese con dei test sul circuito Sagittario di Latina, su una supermotard. Sta andando piano. In effetti sta andando molto piano, non più di 40 km orari, ma succede qualcosa e lui si ritrova a terra con la gamba, 12 costole rotte e un polmone perforato. Rischia seriamente la vita. Fortunatamente per lui il professor Giuseppe Cardillo, con tutto il suo staff, si prende davvero cura di Max e gli salva la vita senza se e senza ma. Nel novembre del 2020, un Max sempre pronto alla sfida torna in sella e abbraccia questa volta il progetto della Vauxhall Batman, che ha prodotto una moto elettrica con la quale si mette alla caccia di diversi primati. Tra il 18 e il 23 novembre del 2021, presso il Kennedy Space Center in Florida, Max Biaggi, in sella a questa moto, stabilisce un primato di velocità per le moto elettriche, 455 km orari. Nel mondiale, il nostro centauro ha disputato 181 corse, partendo per 55 volte dalla pole position e tagliando 41 volte per primo il traguardo.
Da anni Max Biaggi risiede nel Principato di Monaco. Ed ora, gossip. Un discorso a parte va fatto sul Max Latin Lover. Avete presente la collezione di farfalle? Beh, Max ne ha una vastissima. Dopo la celebre love story con Anna Falchi, Biaggi è stato visto in compagnia dell'attrice Valentina Pace, così come con l'ex Miss Italia Arianna David, o la conduttrice Adriana Volpe, oltre alle modelle Ralizza e Andrea Orme. Poi è la volta dell'ex Miss Italia e conduttrice meteo del TG4 Eleonora Pedron, con cui si stabilisce a Monte Carlo. Il 22 settembre 2009 nasce la loro primogenita, Ines Angelica, e il 16 dicembre dell'anno seguente il loro secondogenito, Leon Alexandre. Poi anche il rapporto con Eleonora naufraga, ma poche settimane più tardi rivela che la sua nuova compagna è la cantante Bianca Azzei. Le nostre nozioni in tema di amori di Max Biaggi si fermano a quella che dovrebbe essere la sua attuale fidanzata, ovvero Francesca Semenza, modella bergamasca. Ah, novella 2000, levate proprio, va! Tuttavia, dal momento che si fa molta fatica a seguire le vicende amorose del centauro romano, se qualcuno dovesse conoscere nuovi retroscena, ce li scriva tranquillamente nei commenti. Lasciateci un mi piace anche se vi va. Condividete i nostri video, anche questo. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e Memnone vi saluta tutti calorosamente. Il caldo, la stanchezza, lo sturbo per le mille mila donne di Max Biaggi mi ha reso claudicante e voglio solo andarmene a dormire. Ciao a tutti, alla prossima.